San Paolo, non vincete mai il male con il male, perché non è così che si vince il male, ma con il bene, facendo il bene. E perché tutto questo ci viene detto in questo periodo? Perché stiamo celebrando ancora, il presepe ce lo manifesta, quel lungo periodo del mistero dell'Incarnazione che ci accompagnerà proprio fino a domenica prossima, con la festa della Candelora, la purificazione della Madonna, la presentazione di Gesù al Tempio. Si conclude questo tempo dopo l'Epifania, che è un tempo però che vogliamo ancora questa domenica accogliere come ricco di ispirazione e di grazie, perché quell'amore che Gesù ci ha manifestato fin dalla sua nascita, ecco, possa essere vissuto anche da noi nella nostra vita concreta di tutti i giorni. Il Signore che ci dice: avete inteso che fu detto amate il vostro prossimo e odiate il vostro nemico, e fin qui più o meno, anche quello non è sempre facilissimo, perché a volte non amiamo neanche il nostro prossimo. Invece Gesù ci dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi perseguitano. Quanto è un insegnamento che è un paradosso, anche perché umanamente dice: ma come? Com'è che dovrei fare questo? Abbiamo ascoltato anche oggi San Paolo, dice: dai da mangiare anche al tuo nemico, dai da bere anche a chi ti ha fatto del male. Se no, altrimenti, come Gesù ci dice, se amate soltanto quelli che vi amano, se salutate soltanto quelli che vi contraccambiano, che cosa fate di straordinario? Anche i pagani, i pubblicani, i peccatori fanno allo stesso modo. Allora, questo ovviamente è un insegnamento che vogliamo accogliere e vivere il più possibile, ovviamente nella fede. Infatti è questo l'argomento, potremmo dire, che il Vangelo oggi ci propone. Gesù, abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, inizia questo brano dicendo che Gesù scende dalla montagna perché aveva fatto quel gran discorso della montagna cosiddetto, che occupa il Vangelo di San Matteo dal capitolo 5 al capitolo 7, appunto. L'ottavo inizia, se non mi sbaglio, proprio con questo esempio: scendendo, ecco che il Signore manifesta anche con i segni, con i miracoli, con i prodigi, che è Lui il Messia mandato da Dio, perché appunto è il lebbroso che si fa prossimo a Lui e che crede in Lui, perché dice: se vuoi mi puoi guarire, lo voglio, sii mondato dalla lebbra. E sappiamo che il Messia è colui che è mandato proprio perché i lebbrosi riabbiano la salute, perché gli zoppi tornino a camminare, perché i ciechi tornino a vedere. Erano questi i segni che dal profeta Isaia e via via i profeti avevano annunciato riguardo al Messia. E lui manifesta di essere il figlio di Dio e Messia, e infatti dice: vai dal sacerdote, ed era quello che era prescritto dalla legge, ma anche perché il sacerdote, che era giudeo, credesse in lui anche attraverso questi segni così particolari che il popolo di Israele sapeva ovviamente che avrebbe potuto compiere soltanto il Messia, il mandato da Dio. E allora vediamo un lebbroso che era escluso dalla comunità. Come sapete, le leggi di purità legale escludevano il lebbroso e viveva ovviamente per non diffondere questa malattia. E il centurione, un altro escluso, perché era un pagano ovviamente, un goimmo, qualcuno con cui non si doveva niente avere a che fare. Eppure anche lui che manifesta la fede, tant'è che Gesù dice: non ho mai trovato così tanta fede in Israele come in quest'uomo. Perché? Perché molto semplicemente quest'uomo è certo, già crede che il Signore può guarire il suo servo anche in quel momento. Basta una parola, non importa neanche come il lebbroso che lo tocchi, e sappiamo che anche toccare il lebbroso ovviamente si cadeva nell'impurità legale giudaica, e il Signore ovviamente viene per portare a compimento anche tutto quello che Mosè aveva prescritto, ma che con lui non ha più senso la legge antica, i precetti rabbinici con lui non hanno più alcun senso, perché lui è venuto a portare a compimento la legge e i profeti.
Allora anche il centurione che dice non sono degno, e sono le parole che diciamo anche noi prima di accostarci all'Eucaristia, non sono degno, ecco, che tu entri sotto il mio tetto, ma basta soltanto una parola che poi si possa realizzare quello che tu vuoi. E in effetti si realizza. Allora Gesù, queste parole così forti anche, verranno dall'Oriente e dall'Occidente, faranno parte di questo regno, da cui saranno però esclusi quelli che per primi avrebbero potuto partecipare e potrebbero partecipare ovviamente al banchetto eterno. Allora concludo con dire, ovviamente invochiamo anche noi dal Signore che aumenti la nostra fede, che ci persegue, che ci dia la grazia e la perseveranza. San Filippo Neri diceva: Signore, tieni mia mano sulla testa, perché sennò Filippo si fa giudio, si fa maomettano. E allora tanto più anche noi che non siamo San Filippo Neri chiediamo questa grande grazia e la perseveranza della fede in tempi in cui, guarda caso, sia il giudio che il maomettano non vengono considerati infedeli, ma tutt'altro, addirittura dovremmo imparare da loro in qualche modo, no? E non voglio dilungarmi su questo, ma tanto già sapete quello che si vive purtroppo e che si deve sentire, ripetere anche ogni giorno, e in questi giorni particolari sapete quanto anche ci viene, vedete, tutto il contrario del cristiano. Il cristiano perdona, il cristiano non sta a rivangare, il cristiano non dice esistiamo solo noi, tutto l'atteggiamento contrario di coloro che invece ancora, non riconoscendo in Gesù il Figlio di Dio, e preghiamo per loro, e la Chiesa ha sempre pregato perché questa cecità possa venire meno nel popolo di Israele, in quella parte del popolo che continua a rimanere nell'infedeltà, invece vedete un atteggiamento tutto diverso, perché il Signore è venuto proprio per insegnarci quello che loro per primi rifiutano. Allora il vero bene per queste anime non è tanto rassicurarle e andare nelle sinagoghe o nelle moschee a dire cosa, bravi, bravi, continuate così. Questo non è fare del bene a queste anime, ovviamente, ma anzi è danneggiarle tremendamente. Il bene è fare quello che Gesù, gli apostoli ovviamente hanno fatto, di annunciare il Vangelo, di ribadire che solo in Cristo è Lui mandato da Dio a salvare il suo popolo Israele e tutto il nuovo Israele che è la Chiesa Cattolica, perché ogni uomo vedrà la salvezza di Dio e in Cristo e solo in Lui noi possiamo contemplare questo, e perché tutti credendo in Lui abbiano la vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia lodato Gesù Cristo.